Allora, lei si chiama? Nato. Mi chiamo Roberto Scardova, sono nato a Luzzara, in provincia di Reggio Emilia, Bene. Il giorno? il 26 aprile 46. Bene. Senta, dottor Scardova, lei di professione cosa fa? Cosa ha fatto? Adesso sono in pensione, ho fatto il giornalista. Giornalista prima alla redazione dell'Unità di Reggio Emilia, poi a Bologna, poi alla RAI, a Roma, a Bologna, poi a Roma, alla RAI, TG3. Benissimo, quindi lei è un giornalista. Nella sua attività professionale o comunque anche non professionale, lei si è occupata delle vicende della strage di Bologna, ha effettuato delle ricerche, degli studi, delle indagini, per conto di chi e a quali risultati è pervenuto? Guardi, Presidente, La prima, la mia vita è stata scusi, sempre. dottor, lei autorizza le riprese video che sono. Sì. Io Prego. sono stato sempre coinvolto in queste vicende. Il mio primo servizio importante fu sulla strage del treno Italicus nel 1974 a San Benedetto Valtisambro. Poi ebbi occasione di occuparmi, poi il giorno 2 agosto del 1980 io fui uno dei primi mandati dalla redazione della RAI in stazione. Poi mi capitò il treno 904, poi mi sono occupato di Ustica. Insomma, i problemi del terrorismo sono stati sempre al centro della mia attenzione professionale e naturalmente me ne sono occupato per conto dei giornali che mi mandavano, che mi Senta, lei inviavano. quali fonti ha consultato per scrivere articoli, testi, documenti, libri? Guarda, gli articoli, eccetera, erano le testimonianze che si assumevano nel corso della giornata, perché in RAI non è che puoi fare delle cose molto impegnative, in RAI bisogna chiudere alla svelta il servizio, quindi ascolti un testimone. Poi invece per quanto riguarda le librarie che abbiamo realizzato, io, Paolo Bolognesi e altri, beh, lì le consultazioni Le vuole sono. citare queste opere? Le Prego? vuole citare i titoli di queste opere? Guarda, la prima opera fu Strage e Mandanti nel 2012. E si trattava della pubblicazione della memoria che l'Associazione Familiari delle Vittime aveva predisposto per mandarla alla Procura affinché si proseguissero le indagini, si aprisse un nuovo processo alla ricerca della verità e soprattutto dei mandanti delle stragi. Poi ci siamo poi il secondo volume che abbiamo pubblicato 2 anni dopo. Era intitolato aspetta, Alto Tradimento, perché era puntato soprattutto a sottolineare le responsabilità di ufficiali dello Stato, pubblici ufficiali, che avevano coperto, nascosto o inquinato le prove per quanto riguarda gli atti delittuosi di cui ci occupavamo, in particolare naturalmente la strage di Bologna. Poi abbiamo fatto un terzo volume. Che era, oddio, non ricordo, il terzo era sull'Italicus, la strage dell'Italicus, che soprattutto grazie al lavoro del dottor Leonardo Grassi, sostituto procuratore qui a Bologna, perché la strage dell'Italicus è veramente una delle. È una delle vergogne, le sentenze assolutorie sono inaccettabili, intollerabili la presenza dei tanti elementi di accusa. E poi la strage dell'Italicus, me lo lasci dire, Presidente, porta a considerare come
esistesse o potesse esistere, meglio, un unico disegno stragista in questo paese, a partire dagli anni 70, da Piazza Fontana fino appunto alla strage di Bologna. Poi abbiamo ultimamente un quarto volume dedicato alla strage di Bologna e si intitola l'oro di Gelli. Perché fin dall'inizio, fin dal primo volume nel 2012 ci capitò di lavorare su quel famoso documento Bologna. Dal 2012, lei l'ha avuto in mano integrale il documento? Il documento Bologna ha delle fotocopie, Presidente, perché in realtà il lavoro naturalmente era dovuto alle ricerche compiute dal dottor Claudio Annunziata, consulente dell'Associazione Familiari delle Vittime, che si era accorto per primo dell'importanza di questo documento, grazie al lavoro anche di un giornalista americano, Charles Rowe, che aveva scoperto l'esistenza del documento Bologna, e era riuscito a collocarlo con analogo documento sequestrato dalla Guardia di Finanza Castiglion Fibocchi il giorno della scoperta della strada della P2, e Nunziata ci aveva lavorato moltissimo su questo argomento, e noi lavorando con lui, quando dico noi intendo il gruppo di lavoro che si era costituito attorno all'Associazione Familiari delle Vittime, io e altri giornalisti che abbiamo visto sono in elenco tra i testimoni dopo di me, insomma abbiamo senza avere naturalmente le facoltà investigative che ha la procura, senza poter approfondire quanto avremmo voluto determinati argomenti, però la sostanza è che l'importanza di quel documento riuscimmo a sottolinearla, a farla intendere per quello che era, e cioè la documentazione di un passaggio di denaro importante, noi calcolavamo attorno ai 15 milioni di dollari, da Licio Gelli dai suoi conti bancari svizzeri a personalità o a persone o a enti che venivano indicate, come lei sa naturalmente, in modo molto molto impreciso, senza nomi, ma soltanto sigle e indicazioni generiche, però riconducibili a elementi della cosiddetta difesa, cioè ambienti militari, e a personalità della versione di destra. E è quello che poi è emerso nel corso delle indagini che la Procura della Repubblica di Bologna ha sviluppato. Procura Generale. Che conoscete benissimo. Procura Generale. Presidente, se mi è consentito, non è affatto vero. Quello che... Prego. No, un attimo. Segnalo che non... No. Cioè, lo faccia parlare, non è che deve smentire i tempi. No, ma non c'è niente da adesso. Allora, dunque, lei ha analizzato questo documento e ha scritto sulla base dell'analisi di questa fotocopia dei testi che sono stati pubblicati, come ci ha appena detto. A seguito lei ha tratto delle conclusioni sul contenuto e il significato di questo documento? Sì, che attraverso vari passaggi, soldi che erano nella disponibilità di Licio Gelli, cioè il capo della loggia massonica P2, erano finiti a terroristi neri e a coloro che li coprivano, per quanto riguarda, perché le somme erano state versate pochi giorni prima e un mese dopo la strage di Bologna. Ascolti, lei poi ha saputo, insomma, che questo documento è stato analizzato dagli specialisti, dalla Procura Generale, dai suoi... Certamente, con mezzi investigativi molto più importanti, certo, di quello che avevamo noi, certo. Lei sa le conclusioni a cui sono arrivati i consulenti, gli esperti della Polizia Giudiziaria? Mi pare di ricordare che a conclusione del processo al termine del quale è stato condannato Cavallini, si è confermata l'ipotesi
nostra ipotesi dell'associazione, cioè che questi sia la prova o un documento che, in grado di provare che ci fu un effettivo passaggio di denaro dalla P2 a questi personaggi. Va bene. E per questo abbiamo intitolato Loro di Gelli. Senta, in queste pubblicazioni a cui lei ha fatto riferimento, più in generale, sì, ecco, ci vuole illustrare esattamente le conclusioni cui arriva nei diversi capitoli dei libri, delle pubblicazioni che ha fatto? Mi perdoni, Presidente, non ho inteso bene. Desideravo chiederle, ad esempio, noi abbiamo qui un testo suo scritto su questo libro, Alto Tradimento. Lei articola il suo contributo al libro in una serie di capitoli e fa riferimento a diverse circostanze. Può dire a quali conclusioni arriva in relazione ai singoli capitoli del Alto Tradimento? Sì. Guardi, il mio è un giudizio naturalmente storico, non si può, certo, non posso fare riferimento a sentenze che d'altra parte o non sono state pronunciate o sono ancora in fieri. Per esempio, un elemento importantissimo come la strage di Brescia è ancora in attesa di giudizio finale. Non siamo ancora in grado di conoscere tutto. Ciò che abbiamo inteso sottolineare nel volume Alto Tradimento, in base sempre alla documentazione disponibile, e la prego di ricordare, Presidente, che noi abbiamo cominciato a lavorare e che queste cose sono possibili soltanto grazie al lavoro di digitalizzazione degli atti giudiziari effettuato negli ultimi 12-15 anni nelle nostre procure, per cui soltanto da poco tempo molto materiale è disponibile e consultabile da parte di un semplice giornalista come sono io, e non sono uno storico, sono un giornalista, eccetera, eccetera. Io ho lavorato a lungo su questi temi, tra l'altro, mi perdoni, ho avuto la fortuna di poter lavorare su questi temi insieme a un grande collega e amico come David Sassoli, che sui temi della mafia e della P2 ha fatto con me, ha compiuto con me delle ricerche, siamo andati sui posti, abbiamo parlato, abbiamo studiato, abbiamo letto sentenze, documenti, e recentemente è scomparso. Beh, ciò che abbiamo voluto sostanziare nel libro, mi perdoni, momento di emozione, è che è esistito in Italia, fin dai tempi della guerra di liberazione, fino a tutti gli anni 90 e ancora oltre, una forza oscura che si è impadronita di molte istituzioni dello Stato, che ha condizionato molte istituzioni dello Stato, che ha determinato importanti e gravi delitti contro la democrazia in questo paese, per impedire un normale, regolare sviluppo dell'esercizio democratico da parte dei cittadini. Sono vicende che storicamente sono sotto gli occhi di tutti. Noi abbiamo soltanto voluto sottolineare che queste responsabilità non sono state sempre accertate, che queste responsabilità non sono state portate alla luce fino in fondo, e che l'iniziativa della Procura di Bologna di aprire la ricerca dei mandanti della strage del 2 agosto, Procura Generale, potrebbe essere l'occasione per giungere a più importanti determinazioni circa le responsabilità di cui abbiamo parlato. Senta, vado a stringere. I contenuti dei libri, delle pubblicazioni a cui lei ha fatto riferimento, lei
oggi li conferma anche all'esito degli sviluppi successivi di indagine e investigazione ci sono stati? Io credo che abbiamo colto nel segno nel realizzare questi libri, credo che abbiamo sfruttato non fino in fondo, non quanto si poteva, perché oggi ogni giorno che passa il materiale si accumula, diventa sempre più importante, la documentazione disponibile è sempre più ampia, sempre maggiore, sono possibili confronti e verifiche che magari 2 o 3 anni fa non avremmo fatto, non abbiamo potuto fare, però voglio dire, è tutto in fieri, ma ciò che rimane sicuro è che l'Italia è stata per lunghi anni in preda a questo controllo antidemocratico da parte di organizzazioni oscure. Io, Presidente, le cito la P2 che è l'elemento che abbiamo studiato più a fondo, David Sassoli e Dio, qua ai tempi del processo romano della P2 condotto dalla Pubblico Ministero Elisabetta Ceschi. Abbiamo una documentazione, loro potremmo documentare in modo completo. Certo, sono stati assolti, tutti i piduisti furono assolti, però non è storicamente lecito ritenere che fossero tutti innocenti i piduisti che avevano condizionato la democrazia in quel modo in questo paese. Va bene, direi che possiamo fermarci qua. Sì, prego. Se mi è consentito, Presidente, fare delle domande, anche perché ho colto qualche inesattezza nella deposizione. Forse è legittima, perché le chiedo scusa. Ma secondo me, facendo delle domande e precisando certi punti, ci si può arrivare. Come vuole. Allora, alto tradimento, ricorda in che anno è stato scritto? Guardi, ho controllato ieri sera, ma credo nel 2016. È stato pubblicato. E quando è scritto, gli ho chiesto, se ricorda? Beh, prima. No. Due, ovviamente è stato un paio d'anni, nei 2 anni precedenti. Quindi, 2014-2016. Sì. Lei ha letto la sentenza della strage di Brescia? Sì. Quale esattamente? Ecco, perché prima ha detto... riferimento? Ce ne sono diverse di sentenze, naturalmente. E questo è un punto essenziale. Infatti intendevo dire prima, scusi, proprio un avvocato. No, sono un avvocato, io sono il più avvocato, mi scusi tanto. E che ho letto in questi giorni che nuovo materiale sia aggiunto da parte della procura. Ecco, proprio lì stavo arrivando. Ma quello io non so, si è aggiunto in questi giorni. Faccio fare una domanda, che io stavo arrivando proprio lì. Siccome ha colto un'inesattezza e penso che sia un errore di contesto cronologico, sì. Gli ho chiesto, l'avete scritto, quando avete scritto questo libro, nei 2 anni fino alla pubblicazione, 2014-2016. Credo di sì, sì. La sentenza della strage di Brescia definitiva è del 2017. Sì. Te lo dico io, lo sanno, l'abbiamo depositata la voce. Quindi non, la sentenza definitiva non era ancora arrivata, lei ha detto prima non ne abbiamo tenuto conto perché non è definitiva, non lo era al momento del libro. Le sentenze sulla strage di Brescia sono almeno 6 o 7. Oh. No, quella definitiva arriva nel 2010. Quella definitiva, quella che ha condannato all'ergastolo Maggi, eccetera, eccetera, è arrivata dopo. Sì. Non avete potuto tenere conto di quella. Non della sentenza, ma dei documenti processuali che portarono poi alla sentenza nei confronti di Maggi e di quel ragazzo, come si chiama, quello che diceva di essere stato fotografato in piazza della Loggia. Perché la sentenza contiene affermazioni proprio sull'assistenza di una traccia, il filo conduttore continuo che va da Piazza Fontana a Bologna. Certo, il filone lo scrive chiaramente. Di questo è stato tenuto conto, oppure avete valutato questo filo conduttore sulla base di altre situazioni, al di là di quella sentenza che non potevate conoscere? La strage di Brescia avvenne nel maggio. La cortesia, se può rispondere alla Corte. Ah sì, mi scusi. La strage di Brescia avvenne nel maggio del 1974, in un anno che, come abbiamo scritto appunto nel libro, l'altro libro, quello su Italicus, era stato programmato in Italia 4 stragi. Questo è quanto risultava ai magistrati
che indagarono sulla strage dell'Italicus, su strage di Brescia, altre due stragi, una avveniva a Silvi Marina nelle Marche e l'altra era prevista a Loiano. Furono realizzati solo due stragi, Brescia e Italicus. Il materiale raccolto dai magistrati delle procure di Brescia, di Milano e anche di Bologna, Leonardo Grassi in particolare, che si è occupato, dimostrava che esisteva un unico progetto che prevedeva in quell'anno un colpo di Stato, nel 1974, famoso colpo di Stato Sogno, bianco, diciamolo così, ecco, lasciamo stare il nome di Sogno per carità, che venne bloccato per una serie di situazioni, un'ultima delle quali la caduta del presidente americano Nixon a seguito dello scandalo Watergate. Questa però è un'ipotesi naturalmente documentabile, arricchita da numerose testimonianze sulle quali lo stesso magistrato Leonardo Grassi ha lavorato, perché era inevitabile, ma senza concludere nulla di definitivo. Nel 1974 questa è la realtà. Brescia doveva essere la prima delle due stragi importanti, lasciamo stare Silvi Marina e Loiano, ma la seconda, quella dell'Italicus, doveva essere in Bologna, perché la bomba era stata collocata alla stazione Tiburtina di Roma in un locale per cui era previsto, con una sveglia caricata a molla, che scoppiasse esattamente nel momento in cui il treno Italicus arrivava nella stazione di Bologna. In realtà il treno Italicus aveva 27 minuti di ritardo e quindi scoppiò all'interno della galleria San Benedetto di Sapro. Queste sono risultanze accertate anche dalle sentenze del Tribunale di Bologna, la sentenza pronunciata dal presidente Iannaccone, che pure era assolutoria per quanto riguarda gli imputati, però questo raccontava. Quindi l'idea di fare uno strage a Bologna era già presente in elementi appartenenti a Ordine Nuovo, Ordine Nero, Avanguardia Nazionale, eccetera, eccetera, era già presente a quell'epoca, ai tempi del... Quindi esisteva un progetto che coinvolgeva, che dopo aver seminato sangue e distruzione a Milano con la strage di Piazza Fontana, era passata a Loggia, alla piazza della Loggia, eccetera. E lì c'era la testimonianza di diversi informatori dei servizi segreti, tra i quali uno dei, come si chiama il ragazzo che fu condannato? Tramonte, bravo, il quale diceva che l'esistenza di questo progetto era stata ammessa dallo stesso Carlo Maria Maggi durante diversi incontri con i camerati che si facevano in giro per lì. Questo abbiamo raccontato. Benissimo, è un contributo interessante proprio perché prescinde da quello della sentenza. Senta, lei sulla ricostruzione dei movimenti contabili del cosiddetto appunto Bologna ha fatto un'analisi, uno studio poco fa, ha detto noi non avevamo i mezzi d'indagine che può avere la magistratura. Non io, io non l'ho fatta, ci ha lavorato molto il dottor Nunziata come consulente dell'Associazione Familiare delle Vittime, ma non essendo nessuno di noi un importante esperto di passaggi finanziari, probabilmente abbiamo scritto anche delle cose inesatte, perché poi abbiamo preso in esame una serie di passaggi dei denari del Banco Borsiano, dal Banco Borsiano di Milano appunto alle banche che il signor Ortolani, che era il numero due della P2, non è che forse l'uno addirittura, sì, nel Sud America, e da quelle poi rientrate in Europa. Certo, lì c'era da perdersi, la quantità dei dati era in mezzo. Noi ci siamo persi, pensiamo di aver ricostruito già i passaggi. Ma gli esperti della finanza probabilmente hanno fatto dei passi in avanti più importanti dei miei. Hanno fatto loro e li abbiamo fatti noi insieme. Senta, lei in particolare ha letto la contabilità, ha studiato la contabilità dei conti di Licio Gelli, di Umberto Ortolani, di Marco Cerutti,
pediatra del banco, se non l'ha fatto lo dica tranquillamente. No, se capo, fatto, non ho non sono un avvocato, perché sono un sostituto procuratore generale. Non ho studiato la contabilità dei Giovelli. Ok, perché noi lì abbiamo ricostruito sulla base di quei documenti, pensiamo di aver ricostruito la destinazione dei fondi. Lei si è mai imbattuto, o non so, perché io questi libri non li ho letti, nella figura di Giorgio Di Nunzio? È un nome che non meno, è un segretario di pazienza, per, no. No, non ho capito, ha avuto, quindi vabbè. Allora, no, sono del tutto messi. Ma sì, perché l'avevano fatto sparire dagli atti, per questo l'abbiamo. Ecco, le posso dire, la digitalizzazione in questo serve, perché noi avevamo trovato il numero di Giorgio Di Nunzio, lo stavamo cercando, il numero telefonico, e così abbiamo potuto apprendere che l'avevano fatto sparire due volte. E quindi ci siamo insospettiti. Quindi lei non ha tenuto in conto questa persona. Senta, processo P2, lei ha per caso letto la sentenza della P2, che è una sentenza con cui Licio Gelli viene condannato? La sentenza, sì. Ecco. Mi dica un caso. Si ricorda per che cosa è stato condannato? Non sono un avvocato, te lo ripeto. No? No, sono il sostituto procuratore generale Umberto Pazza, non sono un avvocato. Ha letto questa sentenza? Lei è il dottor Candi? No, il dottor Palma. Ah, no, mi scusi, non riesco a sentire. Sono abituato, guardi, almeno la centesima persona che mi chiama Candi, poi succede lo stesso con Candi che lo chiamano Palma. Mi dica, se mi perdona, mi ripeto la domanda. Se parlo a bassa voce le ripeto la domanda. Sì. Ecco, lei ha letto per caso la sentenza del processo P2? Quella di Roma? Di Roma, no. No, ecco, quindi non sa. So come è andato a finire, ma non ha letto. Ha letto i capi di imputazione che venivano formulati a carico di Licio Gelli e che sono stati ritenuti provati in giudizio? Non me li ricordo in questo momento. No, vabbè. Siamo a posto, Presidente, non ho altre domande. D'accordo. Non ho domande. L'avvocato. Avvocato Speranzoni, difesa di parte civile, buongiorno dottor Scardova. Dunque, delle domande sul suo capitolo, lei innanzitutto è in possesso di una copia del libro in questo momento? Sì, ce l'ho. Ha una copia, ecco, giusto perché così, per la consultazione. Ce l'ho fuori dalla consultazione, non so se ce n'è un'altra copia. Comunque. Se serve la va a prendere. Sì. Ce l'ha fuori dall'altra. Sì, se chiederei che potesse consultare. Può andarla a prendere, grazie. Posso uscire, Presidente? Sì. 10:11. Alto tradimento, no. Cioè, alto tradimento. Alto tradimento, sì. Ti ho portati tutti e quattro. Se li trovo. Tradimentati, alto tradimento. Ecco, mi dica. Sì, le chiedo, ecco, facendo riferimento alla parte di cui lei si è occupato, che va da pagina 9 a pagina 66, le chiedo quello che lei riferisce a pagina 10, se ricorda, prego.
Sì, se vuol mettere le cuffie, dottor Scardola. Dottor Scardola, se vuol mettere le cuffie così sente meglio. Sì, ho sentito. No, è meglio se così evitiamo confusioni. Ecco, mi sente bene adesso? Benissimo. Allora, il riferimento e la ricostruzione che lei fa alle pagine 10 e 11, in particolare le chiedo se può riferire alla Corte cosa avete ricostruito a pagina 10, a metà, in ordine al passaporto che Licio Gelli aveva nel momento dell'arresto, a nome di chi era e da dove saltava fuori questo passaporto. Sì, l'ho scritto, ma adesso non ricordo il nome del... Cioè, in sostanza... Il presunto titolare del passaporto. Ecco, so che il passaporto era autentico, perché era stato presentato... era proprio delle autorità argentine, ma tutti i dati che conteneva erano falsi, sì. Così risultò alla polizia di Ginevra, Sì. Quindi le risulta che il passaporto a nome di Marco Bruno Ricci... Sì. Nato a Reggio Calabria nel 1920, trovato in tasca, come è scritto qui, di Licio Gelli, fosse stato rilasciato dalle autorità argentine? Diciamo che il documento era tra quanti erano prodotti dalle autorità argentine, ma chi lo avesse poi compilato non lo so. Ecco, su questo c'è già, mi rivolgo alla Corte, del materiale per rispondere alla domanda nella sentenza passata in giudicato sul caso ESMA, che questa difesa, ESMA, Escuela de Mecánica dell'Armada, sì, di Buenos Aires, depositata da questa difesa nelle prime udienze istruttorie. Era un detenuto di quella struttura militare che aveva preparato per conto dell'ammiraglio Massera, iscritto alla P2, il documento a nome Marco Bruno Ricci, sequestrato a Gelli in occasione dell'arresto e su cui il test ha effettuato la ricostruzione. Ecco, le risulta per la consultazione di questa vicenda che Gelli avesse travisato il proprio aspetto fisico nella foto che è applicata a quel documento di identità artefatto all'interno dell'ESM? Avvocato, se lo ricorda? No, io ricordo una foto di Licio Gelli con i baffetti neri. Esatto. Esatto, cioè risulta, come lei scrive, che si era fatto tingere di nero i capelli ormai grigi e si era fatto crescere due folti baffi. Esatto, esatto. Ma venne riconosciuto in sostanza. Sì. Ora le chiedo questo. Vi siete occupati, in base a un'analisi comparativa e temporalmente coeva, di che cosa sta accadendo al Banco Ambrosiano nel momento dell'arresto di Licio Gelli, sempre che se ne sia occupato a pagina 11 lei o abbia recepito il lavoro del dottor Claudio Nunziata? Ecco, glielo chiedo perché a volte nei libri la firma dei capitoli può essere di un soggetto, ma magari il lavoro ricostruttivo in parte è riconducibile a un altro coautore. Sì. È così, cioè se ne è occupato in realtà il dottor Nunziata di questa parte di pagina 11, dove leggiamo che leggo Gelli sapeva di dover agire in fretta, la situazione stava precipitando, a giugno l'autorità svizzera. Questo derivava, tutta questa serie di informazioni, il contenuto nei paragrafi di pagina 11 e successivi derivava dal processo per il Banco Ambrosiano corso a Milano, che io non ho potuto vedere, però Nunziata aveva tutta la documentazione cartografica, che poi digitalizzata, che era necessaria. Quindi mi immagino che le informazioni arrivassero da questo. Ho capito. Lo chiederemo quindi semmai al dottor Nunziata. Sì. A pagina 15 vi occupate dell'allora vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura,
Ugo Zilletti. Zilletti, sì. Ecco, lei ricorda se Zilletti fosse sospettato di avere accettato denaro per favorire la restituzione del passaporto a Roberto Calvi, poi sfuggito a Londra? Sì, ricordo che il vicepresidente Zilletti era stato accusato di questo. Ecco, ha mai per caso trovato documentazione? Glielo chiedo perché, come dire, mi baso sempre sull'anno, la domanda che le ha fatto prima il procuratore generale dottor Palma, di scrittura di questo libro. Un collegamento fra la figura di Zilletti e Marco Cerutti, fiduciario di Licio Gelli, lo avete all'epoca per caso trovato, o se le dico questo per lei è una novità? Non lo ricordo, avvocato, però non mi stupisce che è potuto esistere un collegamento tra Mario Cerutti, Zilletti ed altri, perché Cerutti era un noto faccettiere, insomma, diciamo così. No, glielo dico perché è Licio Gelli stesso che in un'intervista che abbiamo depositato mette in relazione Marco Cerutti a Ugo Zilletti, definendolo un segretario del dottor Zilletti. Mi riferisco a una produzione, presidente, che questa difesa ha fatto con una memoria del settembre scorso, direi il 3, vado a memoria di settembre, dove affrontammo la figura del dottor Mario Amato e depositammo come allegato questo straccio di intervista andata in onda l'anno scorso, direi, in cui Licio Gelli a un giornalista inglese dice esattamente questo, cioè che Cerutti era il segretario del vicepresidente del CSM. Arrivo, eh? A pagina 23 vi occupate della Chase Manhattan Bank di New York. Sì. Ecco, in relazione alla figura di Umberto Ortolani. Sì. Vi risulta che questo istituto di credito newyorkese, la Chase Manhattan Bank, fosse una banca su cui giravano denari della coppia Ortolani-Gelli? Sì, anche di Francesco Pazienza, perché alla Chase Manhattan Bank Francesco Pazienza aveva dei buoni amici, così ho letto, naturalmente. Io sono stato alla Chase Manhattan Bank non per depositi, ma per vedere le opere d'arte che erano contenute e che purtroppo sono andate distrutte l'11 settembre. No, sì, ovviamente alla Chase Manhattan Bank Ortolani aveva usato la Chase Manhattan Bank per trasferimenti di denaro che sono andati sia verso la Sud America sia verso l'Italia, verso l'Europa. Ecco, mi riferisco, parlando alla Corte, all'udienza del 10 novembre 2021 e a una produzione fatta dalla parte civile con riferimento a un test che in quell'udienza ha deposto. Poi, a fine pagina 26 del testo, vi occupate dell'omicidio in modo incidentale, ma incidentale fino a un certo punto, dell'omicidio del dottor Vittorio Occorsio. Assassinato, c'è un errore, 10 luglio 75, in realtà è il 10 luglio 76, mentre stava mettendo a fuoco informazioni ricevute circa strani rapporti fra elementi della massoneria dell'estrema destra e della criminalità attiva nella capitale, in relazione anche a clamorosi sequestri di persone. L'inchiesta avrebbe forse portato a scoprire la P2 con anni di anticipo. Il suo assassino fu il nazifascista Pierluigi Concutelli, uno dei capi militari di Ordine Nuovo. Ecco, voi inserite l'omicidio Occorsio e la P2 dentro questa ricostruzione? Perché? Cioè, dove,
perché collocate, ha avuto modo innanzitutto anche qui di vedere gli atti relativi alla morte di Occorsio e a capire su che cosa il dottor Occorsio stava investigando o se ne è occupato qualcun altro? A Roma, la prima cosa che vengo a mente, a Roma il padre del mio collega, di un mio collega, TG3, era il giornalista che per conto di Paese Intera aveva raccontato questa vicenda, e cioè del fatto che attraverso i sequestri di persona la criminalità, la banda della Magliana, poi per un modo ante litteram, aveva raccolto del denaro con cui si intendeva acquistare o finanziare l'acquisto di un palazzo per conto di una loggia massonica, di un'importante loggia massonica. Ompam. E Cucutelli. Esagliati. Prego? Esagliati tutto. Sì, agliati, sì. Agliati. Scusate. Prego, mi scusi anche se l'ho interrotta. Prego. In effetti non lo posso sapere. Comunque, questa era la storia che si raccontava, che i giornali lo commentavano. Il mio collega. Poi eravamo molto amici. Può dire il nome di questo collega? Sto cercando di ricordare. Potrebbe essere Franco Scottone. Era lui, Franco Scottone. Sì. È morto, poveretto, sì. È già deceduto? Parecchi anni fa, sì. Ecco, diversi anni fa. Sì. Può dire cosa le riferì con Scottoni su questi fatti? Innanzitutto, Scottoni aveva un rapporto diretto, le risulta, col dottor Vittorio Corso? Assolutamente sì, si vedevano. Scottoni era uno di quelli che faceva, come diciamo noi, faceva il giro, no? Carabinieri, questura, procura, lui in procura passava tutti i giorni, quindi lui con Occorsio era molto amico, così mi diceva, naturalmente io non ho le prove di tutto questo. Però è questa vicenda di Occorsio, perché Occorsio era stato ammazzato, fu raccontata da Scottoni in particolare, il quale aggiungeva tra l'altro che secondo quanto risultava, una mattina Occorsio aveva convocato Licio Gelli nel suo studio e quindi c'era un rapporto diretto tra l'attività investigativa del procuratore Occorsio e Gelli, che era lì ovviamente per essere ascoltato, interrogato. Con Cutelli, tra l'altro l'ho conosciuto personalmente a Rebibbia, un giorno che sono andato lì e c'era lui e Fioravanti, abbiamo fatto una bella chiacchierata, ma non abbiamo parlato di questo. Non abbiamo parlato di questo. Non si parla di questo con Cutelli. Che poi è morto, mi pare. Non lo so. Lo uccise proprio secondo Scottoni, perché lui rischiava di mettere in rilievo l'esistenza di rapporti occulti criminali tra la banda della Magliana e i suoi killer e la P2, la loggia massonica che Licio Gelli rappresentava. Sì. Ecco, ricorda chi era la persona, lo sa, se Scottoni gliel'ha mai detto, chi era il braccio destro che lavorava nelle investigazioni col dottor Vittorio Occorsio in procura a Roma? In questo momento non lo ricordo. Se le faccio il nome di Elio Cioppa, le evoca qualcosa, se lo ha mai saputo. Il dottor Cioppa? No, se lo ha mai saputo. Il vice capo della polizia, praticamente, sì. Ecco, allora, guardi, le chiedo un momento di interruzione. L'Avvocatura dello Stato stamane ha depositato uno degli atti di cui ha chiesto la produzione, a cui tutte le parti civili naturalmente si associano, che è un interrogatorio del dottor Cioppa in commissione P2 che affronta proprio il tema della presenza di Licio Gelli davanti alla porta dell'ufficio del dottor Occorsio nel periodo 74-75 a cui si sta riferendo il test. Nelle produzioni dell'Avvocatura dello Stato è stata replicata stamattina una produzione fatta anche dal sottoscritto all'inizio dell'istruttoria, forse alle udienze 10-12 di questa istruttoria, con la documentazione acquisita in commissione P2 sulla OMPAM, Organizzazione Mondiale per l'Assistenza Massonica, e c'è tutto il riferimento all'edificio
diciamo pochissimo distante dall'Hotel Excelsior di Roma in via Romagna, che doveva essere la sede di questa organizzazione nel periodo di crisi della P2 e di Gelli, proprio fra il 74 e il 75. Dei riferimenti a questo contesto le hanno fatti il professor Aldo Giannuli e la dottoressa Mendola, nostri consulenti. Altri riferimenti a quelli che il test ha definito Banda della Magliana, che in realtà è un'organizzazione ante litteram di questa banda, si chiamavano ancora Batterie, invece l'ha fatto il test Abatino. Allora, procediamo. Ecco, voi vi occupate a un certo punto di questo volume di alcune interviste che rende Licio Gelli e che voi riportate, dove Licio Gelli afferma che solo il suo arresto nel, vado a memoria, marzo 82, impedisce la traduzione di una sua strategia, quindi siamo a ridosso della strage dell'80, in un colpo di Stato che poi definisce descrittivamente golpe bianco, cioè un golpe non cruento alla cilena, come diceva stamattina l'avvocato Cecchieri, cioè quei carro armati, ma una sorta di repubblica, di progetto di repubblica presidenziale, che è quello del piano di rinascita democratica. Ecco, lei cita queste interviste a pagina 62 del volume. Sono interviste rilasciate personalmente da Licio Gelli a un giovane di un'associazione emiliana nel 2013, di cui noi siamo in possesso, eventualmente le possiamo offrire alla Corte. Può leggere il contenuto descrittivo di queste interviste, cioè cosa dice Licio Gelli? A quale riga si Pagina 62, il periodo è ancora più esplicito, le dichiarazioni rilasciate nel 2013. Si era a 4 mesi dal golpe che si andava preparando, lo disse ai registi dell'Associazione Pereira, autori del progetto televisivo, trasmesso da Rai 3. Lo confermò al giornalista Stefano Citati del Fatto Quotidiano. I colleghi hanno chiesto a Gelli. I colleghi avevano chiesto, ma per gli occhiali non stanno su, scusate, gli occhiali, senza occhiali non ce la posso fare. Ho gli occhiali o la mascherina? Allora, dice... I colleghi avevano chiesto a Gelli cosa sarebbe successo in Italia se in quel marzo 1981 non fossero stati perquisiti i suoi uffici di Castiglione Fibocchi e non fosse esploso lo scandalo AP2. E il venerabile aveva risposto sempre allo stesso modo, ovvero che senza quell'irruzione nei suoi uffici sarebbe stato certamente portato a termine il progetto condensato nel piano della P2, realizzando il colpo di Stato. Ecco, un po' più sotto invece vi riferite anche a un'intervista del 18 dicembre 2015, dove c'è un virgolettato, anche di questa siamo in possesso, sì. Dove può leggere il virgolettato da se avessimo... Sì, Gelli aveva... La trasmissione condotta da Enrico Mentana, sì. In questa occasione Gelli aveva ribadito che nell'81 ormai tutto era pronto, se avessimo avuto ancora 4 mesi di tempo avremmo attuato noi il piano di rinascita, c'era da fare soltanto un certo trasferimento di ufficiali delle forze armate, sarebbe stato un colpo di Stato senza colpo ferire, non ci sarebbero stati combattimenti e soltanto sarebbero state eliminate persone che già sapevamo, prese nella loro casa e da Ciampino trasferite in Sardegna, dove ci sono 600 villette già pronte. Ecco, quindi vi siete occupati nella costruzione di questo volume, di queste interviste, immagino, ma ce lo dica lei, perché? Per comprendere
quali fossero le strategie della P2 in quegli anni, in quel biennio. Certo, avvocato. Le voglio anche ricordare che noi abbiamo fatto di tutto per intervistare il venerabile, eh. Abbiamo cercato attraverso conoscenti, persone, avvocati, persone che potevano, mi pare che un avvocato Gentiloni era un avvocato di questo genere. Prego? Vede, abbiamo fatto di tutto per cercare di avvicinare ai verani, per avere direttamente la dichiarazione del presidente di Gelli, ma non riuscivo. Ecco, lei ricorda Scardova, richiamando sempre l'intervista rilasciata nel 2013 al giovane Matteo Pasi, sì, Sedicio Gelli, in quell'intervista piuttosto lunga si sia soffermato anche sul proprio passato fascista e sulla sua adesione ancora nel 2013 alle idee del fascismo storico, cioè del fascismo di quando lui stesso a Pistoia aveva degli incarichi all'interno del fascio locale. Se ne ha memoria, perché la produrremo alla Corte. No, non lo ricordo. Ho letto letteralmente tutto il testo dell'intervista di Pasi, che fu gentilissimo a fornircelo, però questa parte qui, avvocato, non la ricordo. Il passato fascista di Gelli era ultranoto fin dai tempi del discorso Cominform e quindi e fin dalle sue attività in Albania e in Jugoslavia. Sì. Ecco, andando. Dove dice che si è impossessato del tesoro della corona di Jugoslava. Questo. Però è un ipotesi. Allora. Anche perché il tesoro è stato trovato. Ecco, per quanto riguarda invece, nello specifico. Sì. Arrivo, devo trovare la pagina. DIF mi di Roma, sì signora. Ecco, che pagina ha, avvocato? Pagina 59. Avevate certezze nel dare una spiegazione a queste due abbreviazioni puntate quando avete scritto questo libro? Guardi, certezze non avevamo e non abbiamo neanche oggi, però la questione è questa. Aspetti, no, le chiedo solo di rispondere alle mie domande. Se avevate, come dire, delle ricostruzioni sicure sui significati di queste due abbreviazioni? O vi muovevate, diciamo, in un ambito di mere ipotesi intuitive a volte? Glielo dico perché lei scrive a pagina 59: non disponendo di poteri di indagine, a noi non resta che procedere per intuizioni su questo punto specifico. Allora, la questione sta in questi termini. L'uso dell'espressione DIF in un primo tempo era stata considerata, questo quando il documento fu acquisito al Tribunale di Milano in relazione al processo Ambrosiano, intendendo come difensori di Licio Gelli. Ecco, è proprio questo il punto. Noi invece abbiamo calcolato, il dottor Nunziati in particolare calcolò, che lui a quell'epoca di difensori non aveva fatto bisogno, non aveva bisogno di difensori, ecco, soprattutto pagati in questo momento. Queste sono valutazioni. La frase, le rileggo la frase che lei ha scritto: non disponendo di poteri di indagine, a noi non resta che procedere per intuizioni, pagina 69, secondo periodo. Quindi lavorate su un'intuizione priva della facoltà di sviluppare l'accertamento con poteri di indagine, è così? Certo. Basta, non ho nessun'altra domanda, grazie. Avvocato Capitello di Difesa Bellini, dovevo fare proprio questa domanda, pagina 59, una precisazione. Lei dice, all'epoca Gelli non aveva bisogno di difensori, giusto? Sì. Così ha detto. Sì. Il dottor Nunziata ha ipotizzato. Ha ipotizzato, quindi, ecco. Me lo vuol spiegare meglio?
Che cosa? L'interpretazione di DIF Milano e DIF Roma. Sì. È superata completamente dagli altri, collega, però. Ho capito, ma siccome noi stiamo facendo, scusa. Sì, no, non è un... Intendevo dire, ha già risposto il test dicendo che era stiamo facendo l'esame. È un'opposizione, allora formulo un'opposizione, il test ha già risposto. Io formulo un'opposizione e chiedo che la Corte la valuti. Allora ovvero il test ha già risposto, l'opposizione è così formulata, il test ha già risposto a questa domanda dicendo che questa è una mera intuizione del dottor Nunziata, quindi non credo possa dare una risposta contenutistica che non sia dentro la cornice dell'intuizione. Ecco, hai risposto tu, ti ringrazio, allora, ma deve rispondere il test. No, lei ha detto, lei vuole dire la Corte se la mia posizione è fondata o no. Allora, scherziamo. Il test ha detto che voi, Toscardo, Toscardo mi sente? Chi è? Sì. Io presidente. Allora, lei ha appena detto che interpretaste lei intuitivamente a base di una mera congettura, partendo dalla lettera, che DIF MIE, DIF Milano, DIF Roma significasse difensori, struttura dell'apparato difensivo, della difesa processuale, giudiziale. No, ha detto un'altra cosa. Voglio capire. Noi, in base alle notizie che eravamo riusciti a recuperare e in base alle conferme o meno che trovavamo nel il computer, nei vari atti giudiziari, non ci risultava, non risultava annunciato, non risultava neanche a noi, perché poi facevamo tutto il gruppo, il nostro lavoro di equipe, il gruppo di lavoro, Bolognesi, Nunziata, Gazzotti, Marcucci, Beccaria, non ci risultava che l'avvocato, che il Gelli avesse bisogno di difensori all'epoca, difensori talmente importanti da meritare 15 milioni di dollari. Allora, qual è la domanda? Allora, sulla base di questa intuizione, che interpretazione avete dato in sostanza nei vostri colloqui a DIF Roma e DIF Milano? Queste? Quello che io ricordo è che parlammo, e poi l'abbiamo anche scritto, non è che DIF significasse strutture dell'apparato della difesa militare. Ah. Cioè, più o meno palesi, anche occulte volendo. Questa era la risposta che aveva dato, e l'ha ridata. DIF poteva essere carabinieri, esercito, la premessa è quella che ha detto l'avvocato Speranzoni, però sia pure come mera intuizione, non c'è motivo di non dire. Questo per Milano, e per Roma? Ah, eh? No, momento, se posso? Prego. Per Roma c'è un elemento in più. Nel senso che il documento sequestrato a Castiglion Fibocchi, AMC, cioè a Mario Ceruti, diceva espressamente che Gelli aveva fatto consegnare da un'impiegata della banca di Lugano, di Ginevra, $1 milione a un ufficiale basso, piccolo, con una cicatrice sul volto, accento meridionale, eccetera, eccetera. Era Gelli che diceva ufficiale e parlava anche del fatto che questa somma era stata consegnata in caserma. Questo nel documento che aveva trovato Charles Rowe, giornalista americano, aveva messo insieme al documento Bologna. Questo era la cosa. Niente da nascondere. Quindi ne avete dedotto? E quindi abbiamo dedotto che quel DIF stesse proprio per struttura della difesa. Va bene, ma quando intendo difesa, non intendo aviazione, marina, tutto quanto, comprese anche le strutture occulte di cui si serve la difesa. Va bene, grazie. Prego. Presidente, è tutto smentito per tabulas questo, cioè proprio è una fantasia assoluta. Allora le faccio la domanda. Lei ha letto la sentenza del processo P2 e ha visto per quale cambio di posizione un attimo. Ma andiamo per regole. Allora, lei ha completato il suo esame.
Ci abbiamo le sentenze per giudicare. Prima di fare la domanda direttamente a lei, perché questo è un test della Corte, quindi non è il riesame, non è automatico. La ponga la Corte, che valuterà se porla al test. C'è una la sentenza passata in giudicato. Siccome è la Corte poi che prende l'ultima parola, faccia pure la domanda. Gelli è stato condannato per millantato credito, parte lesa a Calvi, perché aveva fatto capire a Calvi che si sarebbe interessato per i suoi problemi di allora. Ne aveva due, uno il processo valutario a Milano e l'altro il processo a Roma per bancarotta preferenziale riguardo a Genghini. Voi avete valutato, perché dice che non ci risultavano processi, avete valutato l'esistenza di questi due processi per reati valutari nei confronti di Calvi, che era iscritto alla P2 e quindi che era la parte lesa di questo millantato credito? Avete valutato l'esistenza di un processo per bancarotta? La prego, avvocato. Ho autorizzato la domanda. La domanda che già si appunto, l'ho autorizzata perché la ritengo importante per capire questa deposizione. Prego. Avete valutato le testimonianze della vedova di Calvi che parlava delle preoccupazioni di suo marito in relazione a questi due processi a Roma e soprattutto a quello di Milano? L'avete valutata queste cose? Avete valutato i documenti contabili, ve lo ripeto, che attestano il passaggio di questi soldi da Gelli a Cerutti e non da Cerutti a Zilletti? Avete valutato il documento in cui c'è Zilletti? È una serie di domande. Avete valutato che il documento Zilletti è stato falsificato da Gelli per far credere a Calvi che gli aveva dato? Presidente, andiamo avanti così come se nulla fosse. Domande per premesse di un'ora. Sostiene questo. Io sto autorizzando di fare una così esattamente come la sta facendo. Prego. Avete valutato tutte queste circostanze, l'esistenza di questi due processi, le dichiarazioni della moglie di Calvi, il documento falsificato? Vabbè, abbiamo già detto. Risponda. Sostanzialmente le vuole dire il procuratore generale che le vostre conclusioni lì sono, diciamo, in qualche modo si devono, ci sono altri elementi, e vi chiede se le avete considerate o no. No. Grazie. Grazie Presidente. Una domanda sollecitata dalle domande della difesa. Anche a me, la ponga alla Corte. Certo. Che certo, valuterà certo se porlo o no. Ecco, con riferimento al presunto capitano, la cui descrizione è già agli atti, questo documento è anche nel libro, piccolo, accento meridionale, biondo, cicatrice, orecchio sinistro. Ecco, la somma è la consegna di, qui c'è scritto dollari col simbolo 1000. Perché scrivete 1 milione in questo libro? Perché è una cosa che ci sfugge. Qui c'è scritto 1000, 1000. A che pagina è, avvocato? Il documento è a pagina 20 e il richiamo è a pagina 59, mi pare. €1,80, euro, dollari 1000. Non so, però è ovvio che si parla di somme ben più elevate. No, lì c'è scritto 1000, però. Lì c'è scritto 1000. Sì. Conferma che c'è scritto 1000? Sì, lo confermo. Grazie. Almeno così sembra da questa fotocopia, sì. È scritto 1000 anche nell'originale. Grazie. Aspetta, poi c'è sopra, però, consegnato contanti 5. Cioè, vabbè. Sì, 1000, c'è scritto 1000 in quel punto. Va bene. Presidente, le stiamo dando quel documento che è fotocopiato nel libro, è il famoso documento MC, in cui c'è 4 milioni, 1 milione di dollari, poi 4 milioni di dollari e sotto 1000 dollari, quindi quando vogliono scrivere milioni, scrivono milioni, quando vogliono scrivere migliaia. Nella sua sede persona, non so perché, concreto,
Polino, vabbè. Sì, avete ragione. Strano. Va bene, direi che può bastare, grazie. Si può accomodare. La ringrazio molto.